Riguardo la pallavolo, oggi in campo le Umbre di Alasir sarà in trasferta a Monza nella prima giornata di ritorno del campionato di Superlega. La Bartoccini ospita invece Chieri. La gara sarà trasmessa in diretta da Rai Sport. Luca Pisinic. Altro giro, altra corsa, la giostra non si ferma almeno fino alla pausa di fine anno e la Sir Susa Perugia continua a scendere in campo ogni tre giorni dopo il Mondiale, subito la Champions e ora si riparte con la Superlega. Alle 15.30 sul campo della Vero Volley Monza, la prima giornata di ritorno per una squadra che ha chiuso il girone di andata in vetta a punteggio pieno. L'obiettivo non sono certo i record, ma proseguire sulla strada intrapresa, questo sì, perché i Black Devils finora hanno dimostrato di saper fare una cosa sola, vincere. Sempre, dobbiamo giocare solo per vincere e basta, non c'è altre opzioni per noi. Così il calendario, ma è il nostro lavoro e ci aspettiamo sempre così, sappiamo prima che c'è ogni 3-4 giorni la partita, quindi non è difficile, siamo con la testa siamo pronti e questo mi sembra che è più importante. In casa degli ex Zimmermann, Galassi e Beretta, coach Anastasi dovrebbe rimescolare di nuovo le carte rispetto alle scelte fatte giovedì contro lo Zira a Tankara, restituendo la titolarità ai vari Giannelli, Riklitschi, Leon e Colaci, confermando invece Plotrischi e Flavio, favoriti su Semeniuk e Solè. E questa sera alle 20.30 con la diretta su Rai Sport torna in campo anche la Bartoccini Forti Fissi Perugia nella Serie 1 femminile. La squadra di Bertini di scena al Palabarton contro Chieri deve riscattare le ultime deludenti uscite, in particolar modo la pesante sconfitta di Vallefoglia per le magliette nere contro un avversario in odore di turnover. Dopo il passaggio agli ottavi di Challenge Cup, l'opportunità di chiudere al meglio il 2022 davanti ai propri tifosi.